Simone, siamo a Roseto, ma siamo a pochi chilometri da Pescara, insomma il tuo cuore batte anche per il club biancazzurro. Ma sicuramente, sono stato benissimo, da giocatore ho finito a Pescara, mi dispiace non aver contribuito al massimo, però avevo qualche problemino fisico, però sai, sono molto legato alla città di Pescara. Come hai visto l'ultima stagione, questa uscita dai playoff nei primi turni, insomma ti aspettavi di più, osservando dall'esterno questa squadra, ti aspettavi di più dal Pescara? Obiettivamente il campionato di Lega Pro è un campionato difficile, perché sappiamo che ci sono tante squadre importanti che vogliono vincere, è normale che il Pescara è una squadra importante in Lega Pro, ha provato a fare quel qualcosa in più ma non ci è riuscito. Il futuro del Pescara, si riparte con Colombo, non so se conosci questo allenatore, ci sono anche dei nomi che si fanno per la prossima stagione, insomma che secondo te che campionato potrà fare e dovrà fare il Pescara il prossimo anno? Ma io credo che il campionato del Pescara sarà un campionato di vertice, perché è giusto che la piazza merita un campionato di vertice, visto che comunque è abituata a stare per più tempo nella sua storia in Serie B, per cui credo che sia importante che faccia un campionato di vertice. Faccio un nome, Alessandro Sorrentino, insomma un nome a te caro, insomma questo ragazzo è pronto a spiccare il volo, di proprietà del Pescara, è nato nel settore giovanile del Pescara, secondo te è già maturo per un salto di categoria? Ma sicuramente sì, ha una serenità in porta importante, ha fatto un campionato intero col Pescara, per cui penso che possa provare a questa scalata, per cui penso che se si riuscirà saremo tutti d'accordo con fargli fare un passo avanti. I rapporti con il presidente Sebastiani come sono? Buoni, i rapporti col presidente Sebastiani, è un amico, per cui sempre buoni. Per chiudere, quindi Alessandro Sorrentino il prossimo anno non giocherà col Pescara? No, non giocherà col Pescara, no, vediamo, ci sono delle squadre che si sono informate su di lui, vedremo.